Buonasera Gaia Tortora. Ciao Gaia, siediti qua. Sera. Allora Gaia, vediamo, mettiamo, facciamo sentire anche a Mauro Corona che hai appena pubblicato per Mondadori Testa Alta e Avanti, In cerca di giustizia, storia della mia famiglia. Intanto, come mai adesso hai deciso di raccontare la storia della tua famiglia? Tu sei una donna, insomma, molto riservata, che ha, perché è stata molto silenziosa, sì, anche in questi anni. Sì. Perché tutto ha un tempo, secondo me, e io ho bisogno di tempo per ritrovarmi, per curarmi, per capire che cosa era accaduto nella mia vita, per metabolizzare anche in parte tutto quel dolore. E appunto, siccome secondo me tutto ha un tempo, era questo il tempo di raccontare non solo la storia che tutti conoscono di papà, ma quanto incide su una famiglia, quella che può essere una famiglia, una figlia, dei figli, un compagno, chi è intorno a una persona che viene violentemente scaraventata all'inferno. Allora, abbiamo preparato un piccolo montaggio per ripercorrere rapidamente quello che è successo a tuo padre nel 1983. Esattamente tutto comincia il 17 giugno del 1983 alle 4:15 del mattino. Vediamo. Signore? Porto? Porto? Bello? Bello? Signore e signori, buonasera. È Enzo Tortora. Ma stavolta non lo vediamo davanti alle telecamere che lo hanno reso famoso, bensì tra i carabinieri del reparto operativo di Roma che lo hanno arrestato questa notte all'Hotel Plaza della capitale. Si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata. Che si è rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga. E improvvisamente Tortora è impazzito. Dice: se ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate i miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento, verreste ammanettati, buttati in galera. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa. È stata una vittoria dei pentiti questa. No, non è vero. Ma questo dunque mi dimetto con decorrenza da venerdì al termine di questa sessione parlamentare. Non dubitate che in carcere sarò e resterò persona libera, più libera certo di coloro che hanno voluto mandarmici. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Assolve, per non aver commesso il fatto, Tortora Enzo Claudio. Dunque, dove eravamo rimasti? Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. Enzo Tortora è ricoverato in clinica, le sue condizioni sono gravi e le sue difese deboli. Io in sanzione di battermi con tutte le mie forze e spero di lentamente di recuperare. Pensi come che posso e come potrò. Pensi che ci sia un rapporto tra il processo di Napoli e il tuo male? Ne sono assolutamente convinto. Enzo Tortora è morto stamane nella sua abitazione di via Piatti a Milano. Io non chiedo vendetta e non chiederò mai vendetta, ma chiedo semplicemente che la gente capisca il male che si fa. È quella che io definisco la cultura del disprezzo. Tra i mali che mi hanno fatto quello, e d'altronde è il male che fanno a qualunque cittadino travolto da questo gorgo, di umiliare, di angosciare, di distruggere moralmente le persone che si amano dal più profondo del cuore. Allora, Gaia, abbiamo sempre difficile. Grazie.
Immagino quanto sia sempre molto molto difficile per te rivedere queste immagini, perché sono quelle che hanno cambiato drammaticamente la vostra vita da una notte all'altra. Quel giorno tu avevi 14 anni, quando tuo padre viene arrestato alle 4:15 del 17 giugno nella sua stanza d'albergo a Roma, e abbiamo visto tra l'altro appunto non gli viene risparmiato niente, anzi vengono esibite in tutti i modi le manette che gli avevano messo ai polsi, con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorrista finalizzata al traffico di stupefacenti. Ecco, tu dovevi andare a sostenere l'esame di terza media. Cosa ti ricordi di quel venerdì? Mi ricordo dei segnali, ovviamente non potevo sapere, ma insomma, come racconto nel libro, già dalla mattina presto il telefono che squillava a casa, molto presto, alle 6 di mattina, ma non ci ho fatto caso, l'ingresso a scuola mentre usciva una vicina di casa che non aveva figli che andavano in quella scuola, il fare l'esame per prima mentre ero sesta, fino a quando... una volta sostenuto l'esame mi sono girata verso la porta della classe. Io avevo chiesto che non venisse nessuno rigorosamente, né parenti, niente, come spesso fanno i ragazzi, e ho visto mia sorella, ho visto Silvia, e lì ho avuto paura che fosse successo qualcosa a mamma. Io ho pensato a mamma. Certo, non potevi immaginarti. No, ho pensato che fosse successo, che mamma si fosse sentita male, e sono andata verso di lei, io l'ho guardata e ho detto: mamma sta male, è successo qualcosa? Mi ha detto: non ti preoccupare, mamma sta bene, papà, ma stai tranquilla, andiamo a casa perché è un errore, si risolve tutto in poco tempo. E invece quel poco tempo è diventato infinito. È appunto... Quel giorno tutti ti ripetevano: vedrai che si risolverà. Ma ne eravamo convinti, non poteva essere altrimenti. Non potevate immaginare che poi invece sarebbe stato un calvario lungo anni e che purtroppo si sarebbe concluso definitivamente con la morte di tuo padre. Ecco, chi vi è rimasto vicino e chi vi ha abbandonato in quel periodo che è stato lungo? Per esempio i tuoi compagni di classe, i tuoi amici? No, io da quel punto di vista loro sono tutti rimasti. Così come ovviamente, come ho detto, ripetuto e non mi stancherò mai, Piero Angela, che era innanzitutto un amico, lui e la sua famiglia, della nostra famiglia, con la quale ancora insomma, ci sono contatti e visite frequenti. Purtroppo chi l'ha abbandonato... soprattutto in quel momento sono state esattamente le persone in cui credeva, le istituzioni, quella azienda in cui credeva e che ha messo in piedi quelle immagini orrende che abbiamo visto ancora oggi. Mio papà, io lo ricordo sempre, è stato arrestato alle 4, portato in caserma, poteva essere tradotto a Regina Coeli, invece volontariamente si è aspettato che arrivassero tutte le telecamere per la prima edizione di Mezzogiorno e Mezzo, volontariamente è stata messa l'automobile lontano affinché potesse in manette attraversare tutta la folla, manette devo dire che con grande dignità ha mostrato a tutti, perché tutti dovevano vedere che tipo di scempio si stava compiendo. Senti, e voi quanto tempo dopo avete potuto incontrarlo? Allora, a Regina Coeli, dopo pochi giorni, ma non io, perché non ho avuto il permesso, ero minorenne. Perché eri troppo piccolo. Ero troppo piccolo e non ho avuto il permesso. In seguito poi, quando è stato trasferito a Bergamo, sì, sono andata ad incontrarlo. E devo dire che è devastante, perché c'è un tavolo in mezzo e tutti allunghi per toccare delle braccia. E è tutto un film che non ci si crede neanche a raccontarlo. Senti, tra l'altro dobbiamo dire che... Ma ti ricordi per esempio anche nei tuoi confronti delle offese? Magari qualcuno che ti ha detto: tu sei la figlia di un camorrista? Cioè, no, mi ricordo solo un gesto che racconto nel libro, quello sì. Io non ho mai avuto né vergogna né paura, perché ovviamente non avevo, come nessuno di noi, nessun dubbio. Però un giorno io sono uscita di casa, ancora me lo ricordo, avevo l'ombrello, pioveva, e dall'altra parte del mio cancello un ragazzo, avrà avuto 30 anni, mi ha fatto il gesto delle manette. È un gesto che io non riesco neanche a ripetere, che mi fa veramente orrore solamente vedere chi lo fa, anche solo così, per discutere in qualche talk.
E in quel momento io ho avuto paura. Sai perché ho avuto paura, Bianca? Perché io vengo da una famiglia normale. Mio padre era un uomo per bene, siamo cresciuti nella normalità, tu lo sai, perché lo so, insomma, certo. Diciamo che era una frequentazione anche la nostra e la tua con mia sorella. Ecco, diciamo questo perché naturalmente il nostro pubblico non lo sa, che io Gaia ci conosciamo da moltissimi anni, perché la mia seconda sorella Maria. Al liceo, quindi dal quarto ginnasio, era in classe con Silvia, con la sorella grande di Gaia, ecco. Che quando tuo padre viene arrestato a 21 anni e si sobbarca questa responsabilità sulle proprie spalle, perché insomma Silvia diventa davvero la voce di Enzo Tortora, sottoposto a questa vicenda giudiziaria. Questo per dire che le famiglie sono queste, famiglie cresciute con dei valori, esatto, famiglie radicate nei valori, normali fino alla noia quasi, e io improvvisamente a 14 anni vengo scaramentata nel mondo dove c'è gente che si mangia il fegato, il cuore, questa roba qui. I pentiti. Quattro cialtroni, diciamo così, in cerca di notorietà e di benefici che, appunto, benefici che hanno ottenuto. In quel momento io ho avuto paura. Ho avuto paura che quella roba lì potesse farmi del male. Credo che sia anche normale, insomma, a 14 anni forse. Certo, tu eri molto giovane, quindi insomma vieni buttata dentro una situazione molto molto più grande di te. Come comunicavate con tuo padre? Vi scrivevate le lettere? Per forza, ecco. Per forza la lettera diventa il mezzo principale, e la lettera al suo tempo. Tu la scrivi, scrivi le tue angosce, le tue emozioni, le tue sensazioni, ma poi devi avere il tempo che ti arrivi la risposta, e questo tempo devi saperlo aspettare. E cosa ricordi, diciamo, qualcosa che proprio ti ha colpito profondissimamente? Io ricordo sempre, dentro, sempre comunque, nonostante il suo viaggio all'inferno, del quale ovviamente parlavamo nelle lettere, mi raccontava e mi parlava, ma la sua capacità di cercare di mantenere il contatto ai figli anche con un adolescente, e quindi la scuola, le lingue, il giocatore di calcio, la squadra di calcio, gli amori, le cose che riguardavano magari me e Silvia. E io questo l'ho trovato ancora di più a distanza di anni molto tenero, perché nonostante lui stesse facendo un viaggio all'inferno, riusciva a cercare di mantenere un contatto di normalità con delle figlie. Ecco, a un certo punto, quando tuo padre è rinchiuso a Regina Coeli, credo sia Regina Coeli se non mi sbaglio, viene col teleobiettivo, mentre c'era l'ora d'aria. Ti dispiace, facciamo vedere questo? No, fatela vedere, che così, ecco, poi ci facciamo tutti insieme una domanda. Ecco, allora viene pubblicata questa fotografia, ecco, la vediamo, con Enzo Tortora, si era rasato tutti i capelli, a torso nudo. Curioso, no? Come si riesca a fare una fotografia durante l'ora d'aria in un carcere, veramente curioso. Tu dici che c'è stato qualcuno? Diciamo che se si potesse fotografare così tutti i detenuti in un carcere, ci sarebbe un problema di sicurezza nei, certo, nostri istituti penitenziari. Ecco, ma questo voglio chiedere a te, e voglio sentire su questo anche cosa dice Mauro Corona, poi voglio continuare a sentire però il tuo racconto, no? Il tuo racconto di figlia, perché alla fine, come dire, quello che vi è capitato ha prodotto dentro di voi un cambiamento che sarà irreversibile, niente ha potuto più essere come prima, neanche quando lui è stato assolto con formula piena, perché troppo dolore chiaramente non è che si può dimenticare. Ma secondo te, allora, rileggevo in questi giorni, no? Per esempio questo pentito Melluso, che è stato uno dei più accaniti contro tuo padre, e aveva raccontato che lo aveva incontrato in un tal giorno per consegnargli un pacco di droga. L'unico, Vittorio Feltri, va a vedere che data corrispondeva a quel giorno e scopre che in quella data Melluso era rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Campobasso. Ecco, ma com'è possibile che questa ricerca la fa Vittorio Feltri, ma non la fanno i magistrati
che in primo grado lo condannano a 10 anni di prigione. Cioè si è voluto costruire il caso sì, tutto. Oggi ti rispondo di sì. Oggi ti rispondo che è stato volutamente, per mantenere in piedi un'inchiesta che comunque comportava più di 800 arresti, la prima maxi retata della nuova camorra organizzata con un mega spettacolo dove la pedina importante era quella. Vi invito poi ad andare a vedere quante sono state le condanne, quante le assoluzioni, oltre 200 persone assolte per omonimia. Quindi dal punto di vista della magistratura sì, c'è stato quello che io oggi non riesco più a chiamare un caso di errore o di mala giustizia, ma che chiamo volutamente un caso di accanimento. Ma perché si è scelto proprio Enzo Tortora? Per quel nome che era comparso nell'agendina di uno dei pentiti, Tortona, che è stato poi... diciamo io questo non lo so, come Tortora, c'è chi dice Tortora è Tortona, Tortona è Tortora, e quindi mette in bocca a questi personaggi diciamo così lo spunto per poi dare il là e costruire una serie di cose. Allora sentiamo Mauro Corona, voglio farlo entrare in questa intervista. Mauro, lei se lo ricorda molto bene naturalmente il caso Tortora, perché nel 1983 era già un ragazzo. No. Lei cosa ha pensato? Avevo quando 33 ha visto... anni. Eh? Ma io, alla figura di Enzo Tortora mi lega un affetto ancora antico. Perché quando faceva Portobello, noi, io e mio fratello, che era giovane, andavamo a vedere Portobello. C'erano due televisori a Erto, il postino Cipriano K e il dottor Gallo, il medico di noi che siamo anche parenti. Quindi andavamo a vedere Portobello e ci piaceva da morire sto pappagallo che non parlava mai, finché non... mi ricordo una signora anziana attrice che lo fece parlare, non mi ricordo. E quindi fui logorato da questo arresto. E bisognerebbe... Poi mi lega un'altra cosa. Molti anni fa, una ventina forse di più, Renzo Martinelli girò un film, il film Vaillant a Erto, che quest'anno sono 60 anni. E chi era uno dei protagonisti principali? Era Philippe Leroy, che io lo ricordavo in Yanes di Sandokan, e legai con amicizia con questo attore formidabile. E mi parlava del caso Tortora, perché lui mi sembra avesse sposato la prima figlia. Silvia. Aiutatemi se mi sbaglio. Giusto, aveva sposato Silvia. E quindi mi legai ulteriormente a Enzo Tortora, questa figura. E Philippe Leroy me ne parlava e rimasi affascinato. Dico, pensa, io ho conosciuto Philippe Leroy che aveva... E si parlava del caso Tortora con Philippe Leroy. E quindi... io proporrei che di Enzo Tortora si parlasse ogni volta che c'è un programma in TV, una fascetta, ricordiamoci di Enzo Tortora. E lo hanno colpito perché qualcuno lo ha invidiato a morte e ha voluto punirlo nella maniera più vigliacca e bieca e bastarda che si poteva inventare per un essere umano. Sì, tra l'altro dobbiamo ricordare che Melluso poi, una volta uscito dal carcere, disse: mi sono inventato tutto, sapevo benissimo che Enzo Tortora non c'entrava niente. Sì. Ecco, lo chiamavano Gianni il Bello. Gianni il Bello. Sì. Io voglio ricordare. Lo so bene. Che era uno dei più, io insomma ricordo proprio dei peggiori, ecco. Tra l'altro dobbiamo ricordare che Silvia non c'è più. Che Silvia se n'è andata un anno fa, a gennaio del 2022. Me l'hanno detto. Alla stessa età, 59 anni, che aveva tuo padre quando è morto. Ecco, per te è stata sicuramente pesantissima. Sì. Sì. Perché non poteva non essere così. Per Silvia è stata proprio una responsabilità che lei si è caricata sulle spalle, perché... comunque a 21 anni sei naturalmente più adulta, è impossibile, è stata sicuramente, come dire, travolta, segnata in maniera irreversibile, e questo ha probabilmente poi condizionato tutta la sua vita futura.
Sì, nel senso che per me è stata un'ingiustizia nell'ingiustizia. Se ho fatto tanto lavoro sulla storia di papà e la storia della nostra famiglia, so che altrettanto ne dovrò fare ancora per affrontare la perdita di Silvia. Di Silvia, certo. Senti, comunque nel 1986 tuo padre, cioè prima viene condannato in primo grado a 10 anni di prigione, poi nel frattempo però i radicali che erano convinti della sua innocenza lo candidano al Parlamento europeo, lui diviene anche presidente del partito, si dimette, come abbiamo visto dopo la prima condanna, rinuncia all'immunità parlamentare e anche questo non è un gesto proprio così scontato, e va agli arresti domiciliari. Definitivamente viene assolto nel 1986. Tu dici che quel giorno, perché il fatto non sussiste, perché insomma con formula piena, tu hai provato paura ancor prima che sollievo. Come mai? Perché bisognava ricominciare una nuova vita, è come ricominciare a camminare. È come essere nati di nuovo, sapendo però che non sei una persona nuova, no? Ma che hai sulle spalle un dolore talmente grande che è complicato, è tutto complicato. E allora, come era stato un po' un gioco tra di noi nel tenerci tutti in piedi uno con l'altro e nel proteggerci uno con l'altro, questo è continuato sempre, è continuato anche dopo, nella speranza di poter ritrovare qualcosa di quel prima, e che però era impossibile da ritrovare. Papà diceva sempre: solamente l'idea che io possa incrociare per strada lo sguardo di una persona e possa leggere nei suoi occhi un dubbio, un barlume di incertezza, questa cosa mi uccide. E quindi era veramente complicato, perché comunque qualcuno lo incontri sempre. Ecco, ma tuo padre come era cambiato dopo aver vissuto una esperienza così terribile? Totalmente. Papà era una persona anche, soprattutto, ironica, piena di humor, era tante cose. Dopo è proprio cambiato il suo sguardo, era uno sguardo velato, dove giustamente ha deciso che la sua battaglia sarebbe stata quella di dare voce a chi voce non ha, perché tanti non hanno la possibilità di raccontare e di dire, ma non era più lui. E non è mai più tornato lui? No. Ecco, ma poi quando c'è stata la malattia e poi... Cioè, perché è arrivata subito la malattia. È arrivata presto, sì. Ma cosa non dimenticherai mai di quegli anni? Devo essere sincera, se da una parte c'è stata certa magistratura, perché io ripeto sempre che è certa magistratura, io credo nella giustizia, il dolore che gli ha dato certo tipo di informazione e alcuni rappresentanti, non pochi della sua categoria. Questo quello che lo è stato scritto dai giornali e rappresentato nei telegiornali. Sì. Che cosa ti ha ferito di più di quello che veniva scritto? L'idea che un uomo venga messa alla l'uomo più popolare, più amato, quello che aveva più successo, quello che faceva numeri impensabili, che oggi io vedo gente impazzire per un meno della metà, ma proprio vedo cose che allora neanche potevo immaginare. I 30 milioni di e prendere per buono tutto quello che diceva una procura senza neanche e godere anche, perché quando Vittorio Feltri racconta di quando è stato condannato a 10 anni e colleghi battevano le mani, non è normale questo, vuol dire che c'è proprio un problema nel sistema, e c'è stato un problema nel sistema. Magari ricordiamocelo più spesso. Certo, ecco, ma secondo lei Mauro ha contato, e quanto ha contato la vicenda di Enzo Tortora nel nostro paese? Ce la siamo dimenticata troppo in fretta? Per quello che prima ho detto, ogni telegiornale, ogni programma che si fa in qualsiasi televisione privata o pubblica di Memento, ricordate il caso Tortora. Perché alcuni ha fatto comodo anche dimenticarlo in fretta, però il caso Tortora, ci sono tanti altri casi di gente messa dentro
C'è un libro che ho letto un paio di anni fa, pubblicato da Chiare Lettere, di uno che si è fatto 30 anni, poi è risultato innocente, no? Ma il caso Tortora era la persona amata che teneva in piedi l'Italia media, l'Italia che lavorava, l'Italia delle famiglie, e questa ammazzata qui ha distrutto un po' anche noi, anche se lo ritenevamo innocente, ma ci ha fatto male. Noi stavamo con lui e chiaramente lui era dentro. E poi l'ammazzata finale. Enzo Tortora era un uomo forte e lo ha dimostrato, ma nell'animo era un uomo gentile, era un uomo tenero, era un uomo come le ali di una farfalla, che se le tocchi non vola più la farfalla. E lui è morto per questa infamia che ha ricevuto. I suoi anticorpi non hanno più agito, non aveva più le immunità difensive, si è lasciato andare, perché questa infamia è stata troppo grande. Troppo grande. E quindi e nel disastro immenso creato da altri, ha avuto almeno, non dico la gioia, che gioia non ne aveva più, ma la soddisfazione di essere stato assolto poi. E quelli che gli puntavano il dito hanno detto: ah, ma l'hanno assolto. Pensiamo a chi muore e poi il soggetto viene assolto, ma quegli amici che lo avevano disprezzato sono morti, non hanno avuto neanche il pentimento di dire: lo hanno assolto, era innocente. Sono cose che la magistratura deve porre bene attenzione a fare queste cose. Ma lì non è un errore della magistratura, lì è voluta. Qualcuno li voleva male perché era Enzo Tortora, è stato costruito, che era l'Italia. No, scuotevo perché spesso si pensa che con un'assoluzione finisca tutto. Non è esattamente così, nel senso che è bene che sia così laddove c'è un errore, ma nessuno ti restituisce la vita di prima. Per questo io dico che la giustizia, siccome tutti sbagliamo, perché sbagliamo tutti, però la giustizia non può permettersi di sbagliare a lungo, perché se già è complicato restituire una persona alla sua vita di prima in poco tempo, diventa impossibile in un tempo lungo. Certo. Senti, ma te e anche Mauro, pensi che comunque, è chiaro che ci sono ancora tanti errori, non diciamo tantissimi, giudiziari, di cui purtroppo magari non tutti li conosciamo, ma la nostra giustizia, secondo te, ha imparato qualcosa dal caso Tortora? Io non voglio generalizzare, c'è giustizia e giustizia, c'è magistratura e magistratura, ce ne sono tantissimi che lavorano nell'ombra e nel silenzio e con mezzi pochi e disastrati e giovani e fanno il loro lavoro, e poi ci sono quelli che hanno bisogno invece di altro e che sbagliano, ecco, però chi sbaglia deve pagare e non deve avere la possibilità di andare a incidere su altre vite. Esattamente quello che è stato fatto con mio padre, tutti sono stati promossi. Tutti. Verissimo, nessuno ha pagato le conseguenze appunto di non essersi neanche preoccupato ad andare a vedere delle grandi belle promozioni. Che quel giorno in cui Melluso dichiarava di avergli consegnato la droga, Melluso stava in carcere, nel supercarcere di Campobasso. Qual è il ricordo più tenero che hai di tuo padre? Quello che non dimenticherai mai? No, ce ne sono diversi, però va bene, uno che racconto anche nel libro è di quando mio papà era uno che sapeva stare con tutti, e io questa è una cosa che proprio abbiamo imparato un po' tutti in famiglia, credo che ci accomuni anche questo, dall'ultimo ai primi non ha importanza, e quindi un giorno mi portò a una cena pazzesca, dove c'era una tavolata, io mi trovai a tavola con 12 bicchieri, 14 forchette, 15 coltelli, mi prese il panico assoluto, anche perché eravamo seduti distanti, quindi ho detto: adesso io faccio una figura tremenda, e lui con grande nonchalance mi passò dietro e mi disse all'orecchio passando: prima di fare qualunque cosa guarda gli altri, e io così feci. Un minuto dopo prendevo il coltello che prendevano gli altri, la forchetta, e quindi me la cavai. E questo è il ricordo, diciamo, che... Sì, poi ce ne sono tanti altri. Pensi di assomigliarli? Sì.
dico che quello cosa? Che penso, non mi tengo nulla in bocca, non me ne importa niente perché la libertà non ha un prezzo, tutto così. Allora, Mauro, chiudiamo questa bella intervista con Gaia Tortora. Ricordiamo, testa alta e avanti, in cerca di giustizia, la storia della mia famiglia. C'è qualcosa che vuole dire a Gaia? Ma no, sarebbero solo parole quasi di retorica. È chiaro che una batosta così se la portano per generazioni il dolore. Non è risarcito, anche se gli danno 100 miliardi di euro, non risarciscono nulla perché l'anima, il dolore dell'anima non la paghi col conto in banca. E la magistratura, ahimè, non ha imparato ancora nulla. E ripeto quello che ho detto prima, un uomo soprattutto di legge deve abdicare a se stesso. Abbiamo visto il caso Palamara, abbiamo visto le toghe rosse, le toghe scure, le toghe di destra. Un uomo che fa quel mestiere lì deve annullarsi, non deve ricordare più nemmeno il suo nome, deve fare per la giustizia. E quando si scoprì che Melluso era in carcere, doveva finire già lì, ma dovevano torturarlo ancora un po', e lo fecero, e non hanno pietà. Tra l'altro Melluso non è che si dica cosa, no, certo, sono completamente cosa ho fatto o cosa non ho fatto. Melluso che quando volevo salutare una signora Bianchina, l'ultima, mi ha scritto una mail, una signora di 89 anni, sì. Ilva Biagi, che è nata laggiù dove era nato Enzo Biagi, ma adesso vive a Torre Pellice, e mi ha chiesto se la salutiamo, io sì. E lei. Allora, Ilva Biagi, io la saluto, Bianchina non lo so. Buonasera Ilva Biaggi, nome e cognome. Saluto anch'io, ciao. Buonasera. La salutiamo tutti, anche buonasera, alla nostra signora anche Grieco. Anche Gaia Tortora, e saluta Gaia Tortora. Ilva Biaggi. Allora Gaia, diciamo, tu racconti anche di un percorso che hai fatto con te stessa, un percorso di analisi, come era inevitabile d'altra parte, perché... Più d'uno. Più non è detto che il primo, certo, funziona. Infatti. Soprattutto la ricerca, diciamo, di chi... Sì, di chi ti aiuta. Di chi ti può aiutare, perché, insomma, ti fa tirare fuori delle cose che sennò sono complicate per noi stessi da individuare. Quello che hai passato è indimenticabile, ma ti senti in pace adesso con te stessa? Pensi che sarà mai possibile? Mi sento più grande, mi sento di aver aiutato anche quella bambina che comunque doveva essere aiutata. Tu hai detto perché ci hai messo tanto tempo, perché prima dovevo aiutare quella bambina a crescere, potevo farlo solo io. Bene, grazie a Gaia Tortora per essere stata con noi, davvero.